Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francesco Borgonovo, vorrei chiedere a te una considerazione su questa manovra, perché abbiamo sentito Cazzola dire è una manovra senza anima, abbiamo sentito De Magistris dire è una manovra che se non è vigliacca è quantomeno una manovra timida, e abbiamo sentito Gianluca Brambilla che dice guardate che le imprese del nord che hanno pagato fino all'ultimo centesimo, hanno provato a pagare fino all'ultimo centesimo, in realtà non trarranno nessun beneficio. Beh, mi dico benvenuti nella realtà, cioè a parte il fatto che la tassa sugli extra profitti c'è, passa al 33% e quella di prima non ha comunque funzionato se ci riferiamo agli extra profitti dell'energia, per rispondere a quello che diceva De Magistris, ma io mi chiedo che cosa vi aspettavate da questa manovra, cioè tra l'altro che le critiche arrivino da da parti politiche che fino all'altro giorno hanno applaudito Mario Draghi, la sua serietà, il fatto che tirasse dritto senza consultare nessuno, portandoci, ha detto bene Cazzola, questa è una manovra che prosegue quello che in parte ha fatto Draghi, ma finché uno resta all'interno di questa cornice europea e finché uno sceglie di stare all'interno di questo sistema, che è quello che ci dice che possiamo stampare soldi e spenderli, per spendere miliardi, non so, nei vaccini o nelle spese militari, in quello che dobbiamo fare, quando ci sono gli ordini di scuderia i soldi ci sono, per tutto il resto da decenni i soldi non ci sono più, quindi fare le nozze con i fichi secchi, che è il risultato di questa manovra, cioè è chiaro che poi andiamo a spendere 21 miliardi per l'energia quando ne servirebbero perlomeno altri 50. Ma andate a dire agli amici dell'Europa che facciamo uno scostamento di bilancio o che violiamo i parametri, andateglielo a dire, no? Non siete quelli che volevano l'Europa, che i sovranisti erano pazzi a voler uscire. Ecco, andate a dire, sì, ci servono, guardate, c'è una parte della popolazione italiana che è in povertà. Perché è in povertà? Perché in questi decenni abbiamo distrutto il lavoro, abbiamo distrutto le imprese. E perché lo abbiamo fatto? Perché siamo stati all'interno di un sistema che è basato sulla deindustrializzazione e l'impoverimento della popolazione. Quindi andate a dire all'Europa fare una domanda, che noi Francesco, dobbiamo spendere di più. Perché questa manovra è scritta da un governo guidato da l'unica leader politica che al governo Draghi faceva opposizione. Assolutamente. Cioè, le tue considerazioni tradiscono una delusione rispetto a questa manovra, o quantomeno rispetto all'enfasi che Meloni ha usato ieri giudicandola una manovra coraggiosa? Ma guarda, ma non c'è nessuna delusione, nel senso che io me lo aspettavo assolutamente, l'ho detto anche prima delle elezioni. Cioè, quando tu scegli, siamo onesti, no? Cioè, a me questa manovra non piace. Mi sembra più che senza anima, mi sembra estremamente timida. Sono briciole. Hanno tutti, cioè, da un certo punto di vista, hanno tutti ragione gli ospiti che hanno parlato, no? Dicono delle cose che sono vere, cioè ci sono degli aumenti, è vero che c'è un taglio del cuneo fiscale che va a premiare un pochino le fasce più basse, fino a 20.000 euro prendi, se guardi solo le 24 ore di oggi c'è un conto che si va da 20, 19 rotti a 33 circa euro in meno, no? di taglio, dopodiché sono bruscolini. Non tolgono i soldi sulla benzina, per cui alla fine pagherai di più, e ti danno un aiuto sulle bollette, ma fanno quello che possono fare, no? E il problema è la scelta di stare all'interno di un ordine, quando tu hai scelto questo, e questo governo lo ha scelto addirittura prima di andare alle elezioni, certo. Perché altrimenti non avrebbe potuto nemmeno governare. Cioè è stata fatta una campagna, no? Quando si diceva è pericolosissimo, metteranno in pericolo l'Europa, attenzione, arrivano i distruttori anti-euro, e poi quando dopo tu scegli di stare dentro quei binari lì, dopo quello che puoi fare è questa roba qua. Concludo, e all'interno di questo sistema questa manovra dei tratti di coraggio li ha, perché non è una manovra che distribuisce ad amici e parenti dei bruscolini. Poi potete dirmi questa risorsa poteva essere messa di lì e quell'altra poteva essere messa di là, ma quando sono da fare nozze coi fichi secchi, certo, ciascuno ne prende un pezzetto e si accontenta. Allora, chissà se